Eccoci qua, buonasera a tutti e bentornati nel salottino degli artisti. Io come sempre sono Noemi Izzo e questa sera abbiamo un nuovo ospite che è Davide, eccolo qui, ve lo presento. Buonasera, ciao Davide, benvenuto, come stai? Ciao, bene, bene. Sono contento di tornare da te dopo quasi un anno. Eh sì, ne parlavamo poco fa. Davide è stato ospite nel salottino della Romance. E invece, dato che adesso ha fatto un nuovo libro, l'abbiamo inserito nel salottino degli artisti di Progetto Artisti. Quindi, per chi non ti conosce, ti faccio la solita domanda: presentati, chi sei, da dove vieni e cosa hai scritto, così intanto spammo sui vari profili. Vai. Io sono Davide Cipalà, sono uno scrittore karateka, ormai la gente mi conosce con questi due appellativi. La mia carriera è cominciata nel 2011 con un libro che ha un forte collegamento con il romanzo di cui parleremo questa sera, che è Ritorno a Volare. La mia carriera cominciò con il libro Da ogni limite, che in pratica narra gli stessi fatti di questo libro di cui parleremo questa sera, solo con un linguaggio un po' più crudo, mentre il libro di cui parleremo questa sera, Ritornare a volare, è rivolto più a un pubblico di bambini, quindi è la mia storia in una chiave leggermente romanzata e leggermente in versione graphic novel, che prova ad immaginare un altro me. Che dire di me stesso? Sono un atleta che ha deciso poi di raccontare la propria vita nei propri libri e sto avendo un riscontro molto molto soddisfacente. Adesso è un po' di tempo comunque che ti vedo a destra e manca, sei uno che comunque si dà da fare, una cosa che faccio anch'io, no? Cerco comunque di promuovermi un po' ovunque, ti vedo bello carico. Sì, è sempre bello presentare i nostri lavori, farli conoscere alla gente. Soprattutto è bello quando vengono apprezzati da persone che hanno grande esperienza. Ultimamente mi hanno dato anche una rubrica in un programma radiofonico di Radio Studio 107 Milano. La mia amica Sabrina Morelli, che saluto, forse ci sta seguendo, credo. Sono piccole grandi soddisfazioni. Eh sì, noi che lo facciamo per passione, poi aspettiamo quello, magari un feedback da una persona che ha letto, una semplice chiacchierata. Poi a me fa sempre piacere chi magari legge il tuo libro e si fa una chiacchierata con te, no? E è quello poi il riscontro bello, perché insomma non si vive di arte ancora ad oggi, almeno per la Rowling sì, per noi è un po' più complicato. È vero, è bellissimo. Eh sì. Però diciamo che ecco, è sempre la passione che spinge noi artisti, cioè per me è proprio un bisogno scrivere, come per te e il karate comunque, sia la scrittura che il karate, insomma, accomunano la tua vita. Hai le copertine dei libri, se vuoi farle vedere, comunque puoi dirci tranquillamente la trama, Allora, mi sono portato appresso soltanto questo eh? e Ok. adesso ve lo faccio vedere più da vicino. Cosa ti ricorda? Un demone con le ali. Allora, è un angelo nero, ma soprattutto è ispirato a uno dei miei film preferiti, che è Karate Kid, la famosa immaginaria tecnica della gru, che non esiste nel Ah. karate, però ha Ok. ispirato tanta gente. No, Ok. non esiste, non esiste, però ci Ignorante io piace, no? nella materia, però, eh. C'è anche da dire questa, la mossa della gru mi mancava. Sì, è ispirata a quella, l'ha disegnata un brevissimo pittore che si chiama Ray Park. No, ti accennavo prima che in pratica narra gli stessi fatti di Libero da ogni limite, solo che in Libero da ogni limite utilizzo un linguaggio molto molto crudo. Volutamente crudo, e c'è anche qualche parolaccia soft, però qui diciamo che romanzo leggermente, quindi provo ad immaginare un altro me, provo a mettere un po' di leggerezza prima della mia vena malinconica e un po' autodistruttiva che non ho mai nascosto. Mi ha fatto ridere con il usa qualche parolaccia. Diciamo che ci stanno bene ogni tanto in alcuni contesti, secondo me, rendono Sì, ci sono bene. parolacce che non hanno sinonimi. No, io anche li inserisco spesso in alcuni dialoghi che senza sarebbero tristi, quindi dico no, ci sta qua la parolaccia, la dobbiamo mettere. Sì, ad esempio, il libro da ogni limite che parlo di una mia ex che era una stronza. A una stronza non gli puoi dire sciocchina, stupidina, devi dire stronza. Qui invece lo dico in modo più. Quale dico sciocchina in questo libro? Ok, quindi diciamo che è la tua biografia, quindi la tua storia, e
diciamo in modi diversi, ecco, vista in visioni diverse, un po' più rivisitata e un po' più cruda, quindi sostanzialmente la differenza tra i due libri è questa. Ok. Sì, questa è stata un po' la vita a consigliarmelo di fare questo libro. Però noi vogliamo sapere qual è la tua storia, perché dice la mia biografia diranno che è un cantante famoso. Diciamo che ancora oggi la gente è divisa su che cosa sono stato. Io nasco come un karateka, la mia carriera cominciò tra il 2000, fine 2006, inizio 2007. E vengo da un quartiere popolare di Catania molto difficile che si chiama Librino. E ancora oggi la gente è divisa su che cosa ho rappresentato su quel tatame, perché la mia gente mi ha battezzato un po' come la loro voce, quindi la voce dei senza voce, perché tramite quello che facevo io sul tatame, le persone del mio quartiere era come se grazie a me uscissero dal ghetto, almeno questo è quello che mi è stato detto, anche se io non mi sentivo un esempio, soprattutto in quel periodo in cui gareggiavo, perché ero un ragazzo molto tormentato. E io mi sono sempre sentito semplicemente un ragazzo che cerca di tirare avanti, cercando di vivere una vita più dignitosa possibile. Però diciamo che a consigliarmi di scrivere le autobiografie è stata la mia carriera di karateka, quindi sono libri voluti fortemente a furor di popolo, ecco. Quindi diciamo che la tua storia è quella di, come potrebbe essere, di tantissimi altri ragazzi cresciuti in un quartiere difficile, un quartiere tra virgolette malfamato, dove immagino comunque magari ci sia poco lavoro, ci sia comunque stupefacenti, dove purtroppo la maggior parte dei ragazzi, oppure parecchi, cadono comunque vittima del sistema, di non riuscire a emergere o avere i loro sogni. Quindi immagino che poi sia quella un po', no? Ci si rispecchia magari chi ha vissuto situazioni del genere. Sì, mi hanno praticamente appiccicato addosso l'etichetta di quello che ha portato la gente del quartiere Librino nei salotti buoni. E questa è una cosa che mi onora, sai, perché là ci sono tante brave persone come lo erano i miei nonni, che la loro casa era lì. E paradossalmente questo quartiere è stato la mia isola felice, perché lì c'era la casa dei miei nonni e era il luogo dove mi andavo a rifugiare ogni volta che scappavo da casa mia. Questo te l'ho raccontato nella puntata scorsa in cui sono stato ospite. Quindi io, temprato dalla vita, sono stato costretto a crescere subito. I miei nonni erano un po' la mia bussola. Ci credo, capisco, io sono cresciuta con i nonni al posto dei genitori, per cui capisco bene quello che hai provato. Sì, i nonni poi ti amano in un modo diverso dai genitori, quindi sono veramente un porto sicuro dove ti senti amato, ti sgridano anche di meno, no? È Quindi ecco, vero. ti senti amato ancora di più dei genitori che devono fare il ruolo di buono e cattivo. I nonni sono solo buoni, sono la parte più bella. Beh, beato ancora chi ce l'ha, purtroppo io non ce l'ho più, neanche tu mi sembra di ricordare, perché No. io invidio tanto i ragazzi che adesso sono giovani come siamo stati noi, no? Che ancora hanno una famiglia. Io dico sempre, perché li vedo magari rispondere male e mi immedesimo e dico, vedi, cioè non lo sanno, poi purtroppo capita a tutti, cioè prima o poi tutti se ne vanno. E da una parte c'è quella sorta di invidia quando eravamo ragazzini noi e magari rispondevi male senza pensare al futuro. Mo adesso sei grande, guardi loro e dici: mamma mia, quanto mi piacerebbe averceli per abbracciarli, non per rispondere male. Tante parole, è vero, Ma te ne è vero. Io accorgi solo pagherei dopo. per poterli riabbracciare anche 5 minuti. Ma te ne accorgi solo dopo, quando il valore di una cosa che l'hai persa la apprezzi dopo, cioè non c'è niente da fare. È così proprio la vita. Forse è un insegnamento, non saprei. Una punizione, boh. Ma sai, i miei nonni, d'altro, no, me li sono goduti fino all'ultimo, devo dire, no. In questo caso è un'eccezione. Con mia nonna abbiamo passato praticamente il suo ultimo Natale, l'abbiamo passato insieme con me. Con mio nonno, io sono stato vicino quando abbiamo appreso che avevo un tumore fino all'ultimo giorno. No, devo dire che li ho vissuti molto. Meno male, già è qualcosa. Io, mia nonna purtroppo è andata via velocemente, non ho fatto a tempo. Mio nonno, sì, gli ultimi 6 mesi ci sono stata sempre insieme, proprio per la consapevolezza di perdere una persona dall'oggi al domani. Invece con nonno ci sono stata attenta, sono stata tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Guarda, come se fosse un bambino, ero diventata io la mamma, tant'è che ogni tanto mi scocciavo perché lo devo sgridare, che poi a 90 anni cominciano a fare cose strane, cioè da sera si nascondono, si mangiano i biscotti e tu che
Cioè io che te devo dire no, non devi mangiare biscotti. È strana la vita, cioè loro ci hanno cresciuto e poi siamo noi che li dobbiamo sgridare. Era strano, guarda, ti giuro. È vero, il corso della vita è strano. Sì, assolutamente. Però è unica e forse va bene così, che ti devo dire. È la natura, purtroppo nessuno è immortale, però sono contenta che insomma te li sei goduti fino all'ultimo e sono contenta che sei riuscito comunque a emergere da situazioni insomma difficili, perché poi uno quando si avvicina ai quartieri popolari è così anche a Roma, non è che differisce da Catania, solo che a Roma siamo di più, è solo quella la differenza. Ci ho vissuto, lo so. sì, ok. Ho Siamo un po' vissuto a Roma per tanti un periodo. purtroppo qua a Roma. Siamo parecchi. Quando ti avvicini ai quartieri magari stai sempre con l'ansia, Dio, mi rubano le cose, ma in realtà ci stanno tantissime persone che vivono nelle case popolari che sono bravissime persone, però uno parte col pregiudizio, no? Per cui se, finché non conosci, ecco, a me è successo così, poi ho conosciuto persone che vivevano in quelle case e mi sono rifatta tutta un'idea, dal oddio, c'ho paura, al vedi, è uguale a me. Per cui è un preconcetto, un pregiudizio che noi ci mettiamo davanti, purtroppo, è sempre così. Soprattutto quando ero piccolo io, quindi fine anni 90, inizio anni 2000, venire dal quartiere popolare Librino era come essere un nero negli anni 30, 40, 50. Cioè, per la Mamma mia. società tu eri monnezza, come si dice dalle mie parti. E Ma a scuola sei forse è andato stato. sempre nel quartiere dei Librini o ti sei spostato più in là? Ma io ho cambiato una marea di scuole Ah, ok. perché sono stato a Librino, ho fatto solo la seconda elementare. Ah, ok. Però Quindi. quella è, diciamo, l'ho sempre considerata la mia vera casa, però la casa dei miei genitori era altrove. Però io dico sempre che sono cresciuto a Librino perché ero più lì che a casa mia, continuamente. Certo. No, per capire comunque anche a scuola se te vedevano, come dici te, tipo appestato, tra virgolette, o se comunque ti accettavano abbastanza, perché poi quando sei piccolo è difficile, cioè essere comunque, tra virgolette, trattati male, ecco, mettiamola così. No, non mi sono reso conto perché in seconda elementare ero molto piccolo, quindi a quell'età ti sembra tutto bello, no? Non ti rendi conto. Diciamo che fino ai 12 anni sono stato un bambino più o meno felice. Poi dai 13 è cominciata l'alternanza micidiale di alti e bassi. Beh, quando cresci assumi consapevolezza, poi anche l'adolescenza, diciamo anche gli ormoni, tutto il percorso poi dai 12 in su fino ai 20, su per giù, è abbastanza pesante per l'essere umano, almeno per me è stato così, Anche per bello me. tosto. E quindi poi hai cominciato a 19 il karate? Sì, ho cominciato a 19 anni dopo un passato nel mondo del calcio, una parentesi che non fu felicissima, anche se io la ricordo con affetto, perché nel periodo in cui giocavo a calcio io ero anoressico praticamente e su quel campo rischiavo di lasciarci le penne ogni secondo. Non ci credo. E poi ero troppo giovane e covavo comunque un disagio di una brutta situazione familiare. Io ho un fratello maggiore con gravissimi problemi mentali tuttora. E a casa c'erano delle dinamiche un po' bruttine, cioè i miei genitori erano completamente succubi di lui, al punto tale che bloccavano me. Così a 19 anni ho deciso di investire tutta quella rabbia che avevo in corpo là sul tatami. A 20 già facevo le gare. E da lì poi è cominciato questo percorso che io definisco magico, perché non mi sarei mai aspettato che alla gente sarebbe importato tanto questo mio percorso da atleta. Io avevo cominciato solo per me stesso. Certo. Invece poi, vincendo trofei, mi sono reso conto nel mio piccolo di aver ispirato anche la mia gente. Questa cosa mi riempie per cui io veramente sono felicissimo. Anche se questo non è bastato per colmare questo buco nero che c'ho dentro dovuto alla situazione familiare, perché tutti i miei mali vengono da lì purtroppo, quindi l'anoressia a 14 anni, la depressione, e le varie esplosioni di rabbia che ho avuto soprattutto ai tempi della scuola. No, lo capisco perché io pure dai 12 ai 13 ho sofferto di anoressia, poi comunque per fortuna sono riuscita a riprendermi in qualche modo, però ti dico, a me comunque mi hanno cresciuto i miei nonni, il fatto di non avere genitori, già alle elementari a me mi avevano rotto le scatole, quindi io pure alle elementari mi ricordo che ero un cavolata, per cui da me erano teste di cavolo pure a 6 anni, guarda. Per cui con questa cosa che mi bollavano sempre con quella che non c'aveva i genitori è stata pesante. Infatti mi sono sempre isolata per i fatti miei, a maestra mi diceva devi fare amicizia, e ogni volta dicevo, ma con chi tu?
tu fai amicizia con i serpi? Cioè, ma io sto bene, ma, guarda, meglio da sola che sta con la gente. Una ce n'avevo d'amica che pure lei, tra virgolette, era disagiata come me, pure lei aveva problemi in famiglia, una cosa in un'altra, e io ti dico, non vengo da quartieri popolari, ma anche io ho fatto un percorso, tra virgolette, simile, nel senso, anche io ho avuto problemi simili. Anche io ho fatto karate, pattinaggio, no, calcio l'ho saltato perché guarda, non sono capace, però io anche ho fatto 3 anni di karate dove ecco, riuscivo comunque a sollevare avversari molto più forti di me, ho fatto sia judo che karate, perché ecco, la rabbia era tanta, cioè io ero veramente arrabbiata con tutto il mondo e anche per il fatto che i miei genitori mi hanno abbandonato senza sapere manco perché. Ed è una cosa che ti resta poi, cioè io tuttora ci vado da psicologo per capire perché. È una cosa che resta, non c'è niente da fare, però ecco, anche io sarei potuta finire tra virgolette male, nonostante venivo invece dai quartieri bene, io venivo da una zona di Roma molto agiata. E però, guarda, siamo là, avrei potuto tranquillamente fare una brutta fine. E invece ho deciso comunque di sfogare nella mia fantasia, nel mio modo di sempre di sorridere, capito? Io non sono mai una di quelle che mi vedi, cioè se piango, piango da sola, non mi faccio mai vedere. Infatti, una volta mi disse: devi avere una vita felice per ridere sempre. Io così, Se... io ho imparato a ridere, non è che. Guarda, a me stessa cosa, mi ricordo quando vinsi nel 2008, vinsi una medaglia nel secondo trofeo Madonna della Pace. E mi ricordo che durante la premiazione tutti quanti mi guardavano pensando che io avessi tutto, che avevo 20 anni, mi ero guadagnato questa reputazione di campione di karate. E la gente era convinta che la mia vita fosse una favola. Io nella mia testa pensavo, ma che cavolo ne sapete cosa ho passato e cosa passo? E forse la molla per scrivere questo libro mi è scattata proprio quel giorno inconsciamente, perché mi sono chiesto se la mia vita fosse veramente la favola, che persona sarei oggi? E da lì forse è nata questa molla. E ho scritto questo libro in chiave romanzata, in chiave più soft. Quindi l'ispirazione ti è venuta proprio per, tra virgolette, dimostrare, ecco, dire comunque al mondo no, cioè sto lì comunque rido, ma non è che ci ho avuto tutto nella vita, anzi. Sto aspettando ancora il riscatto vero. Vabbè, ma il riscatto vero io penso che sia una cosa nostra, cioè anche semplicemente essere felici, no? Vedo persone che hanno molte più cose anche semplicemente di me, che però comunque la felicità non la raggiungono, perché non raggiungono la consapevolezza, inseguono sempre qualcosa. Quindi io ho smesso di inseguire quello che inseguivo quando ero più piccola, specialmente dopo la morte di quella che per me era mia madre, mi sono resa conto che stavo inseguendo qualcosa che non era per me, cioè a me da averci una macchina che ti posso dire a 40.000 euro, a me Noemi non mi interessa. Quindi la domanda poi che mi sono posta è: ma per che cosa lo sto facendo? Per far vedere che c'è una macchina costosa? A me non mi interessa, cioè fa niente. E quindi mi sono spogliata di tutte le cose che per me erano superflue e ne sono rimaste poche. Quindi per me la mia sorta di rivincita è stata proprio conoscermi. Cioè, ho interiorizzato tutto, mi sono conosciuta e ho detto: ok, a Noemi interessa questo, questo e questo, e queste saranno le cose a cui Noemi si dedicherà. Chi se ne frega di quello che pensano, chi se ne frega di quello che dovrei essere, chi se ne importa se la gente mi guarderà strano. Me ne sono fatta proprio un. E mi sento meglio, ti devo dire, quando ho fatto scendere tutte queste aspettative, ecco, chiamiamole così, che uno c'ha davanti a te. Mi sento meglio, non so se per te è stato uguale. Cioè, la rivalsa per me è stata quella, essere felice nonostante non avessi nulla, tra virgolette. Io mi sentivo in colpa quando non mi sentivo felice, anche quando le persone del mio quartiere mi elogiavano. Allora io pensavo, se neanche il karate mi sta dando quella felicità che inseguo, è giusto che la mia gente mi ritenga il loro eroe. Mi sentivo in colpa, mi sentivo quasi come se li stessi tradendo, perché loro si comportavano come se dall'esito di una mia gara dipendesse il loro futuro. Io invece tante volte ero apatico, quindi certe volte usavo la rabbia come benzina, certe volte invece andavo sul tatami e ero completamente apatico. Io ho sempre lottato con questo lato di me, cioè, un lato battagliero, ma ho sempre alternato la depressione, ho sempre alternato, perché comunque non avevo serenità a casa, non l'ho mai avuta. Quindi c'erano giorni in cui mi sentivo un guerriero e giorni in cui invece non riuscivo a stare bene. Questa cosa mi faceva sentire terribilmente in colpa, perché pensavo tutta questa gente si aspetta tanto da me e io poi li deludo. Fortunatamente non li ho mai delusi, sul tatami sono sempre stato portato.
però a volte era No, però difficile. anche se avessi perso non te ne dovevi comunque fare una colpa, perché voglio dire, no, è comunque sbagliato come ragionamento, anche se lo comprendo, però in realtà analizzandolo nel modo giusto, in realtà no, cioè, è sbagliato l'idea comunque che devi fare qualcosa per gli altri, perché anche quella è una cosa di cui mi sono spogliata, cioè, quello che faccio è per me, punto. Poi gli altri ne rimarranno delusi, mi dispiace, a un certo punto. Non si può A me essere perfetto. dicevano, nel tuo caso vincere o perdere non conta perché stai vincendo nella vita. Io nella mia testa dicevo, ma è vero? Cioè, ho sempre avuto questa sindrome un po' del cane che si morde la coda. Cioè, anche quando mi facevano i complimenti mi chiedevo, ma me lo merito? Ma è giusto? Quello ce l'ho pure io come video, che penso sempre che la gente mi prenda in giro, fanno un complimento, dico, vabbè, mi sarà a prendere in giro, dai. Ce l'ho come vizio. È vero. Niente, io ho trovato interessante comunque una sorta di dualità che c'è, no? Quindi il passato comunque che è, tra virgolette, chiamiamolo oscuro, e il presente che è un po' più, lo sai, a me poi mi piacciono i paragoni, i mondi, cose. Quindi mi piace molto comunque il fatto che tu abbia usato, insomma, la depressione, l'anoressia, comunque per comunicare quello che poi è stato veramente la tua vita. È un tema di cui secondo me non se ne parla mai abbastanza, di cui però se ne parla poco, cioè si cerca comunque di lascia perdere, no? Cioè, vabbè, c'aveva anche la depressione messa molto, come posso dire, ai margini. Invece, secondo me, il centro focale, perché comunque chi ha sofferto, chi comunque soffre tuttora di depressione, anoressia, eccetera, andrebbe aiutato. Quindi, come domanda ti dico, cosa consiglieresti a chi magari sta come te, a chi è stato, ha sofferto come te, chi non riesce a rialzarsi, no? Cosa gli diresti comunque per farlo sentire meglio, ecco? Io consiglio di non essere marionette delle circostanze, perché tante persone sfortunate magari si cullano, tra virgolette, sul fatto di essere sfortunate e stanno ferme ad aspettare la vita. Invece, quello che devi fare quando stai male è andare avanti lo stesso. Io ho imparato che chi fa le cose anche quando ha paura, anche quando sta male, secondo me è un vincente sempre, anche se non vince. Questo io facevo anche quei giorni in cui stavo male, anche quando a volte andavo sul tatami che non stavo bene. Mi ricordo la prima gara che feci, la feci che stavo male, avevo un virus allo stomaco, però io mi alzai dal letto e dissi: forza, devo andare a combattere. E così è anche la vita. Cioè, non puoi aspettare le giornate in cui stai benissimo per fare le cose, perché altrimenti ti perdi tanti treni. E questo è quello che ho sempre cercato di fare, mettere un piede sempre davanti all'altro e cercare di andare avanti. Certe volte, guarda, ti uso di nuovo la metafora di questo libro, ritornare a volare, certe volte devi volare basso quando magari non stai bene, perché sennò ti fai male. Però l'importante è non fermarsi, non arrendersi e cercare di imparare soprattutto dalle sconfitte, di rinascere, perché io quando stavo male pensavo sempre cosa posso imparare. E da quelle ceneri poi sono stato capace di inventarmi un nuovo mondo. No, ma comunque non è neanche facile poi scrivere la propria storia e mettersi a nudo, Anche quello comunque, ecco, per uno che magari ha, tra virgolette, paura, come dicevi prima, del giudizio, no? Della serie che uno si aspetta, non è neanche facile mettersi a nudo. Già è difficile facendo un libro tipo il mio che è fantasy, perché comunque ti esponi già semplicemente alle critiche. Figurati raccontando comunque una storia vera, quanto ti possono criticare. Quindi anche quello penso che sia un punto di forza, l'essersi spogliato e aver detto guarda, cioè, via, mi interessa. È stato terapeutico, cioè, ma all'inizio i miei libri nascono come diari, soprattutto il primo, Libero da ogni limite. Quello era semplicemente un diario personale che io scrivevo cercando di svegliarmi, perché era un periodo in cui ero praticamente morto dentro. E mi sono riallacciato a quella storia lì, però qui ho voluto inventare un po', cioè senza stravolgere la mia storia, però ho voluto immaginarmi un po' diverso. C'è un misto tra quello che sono e quello che vorrei essere. Quindi ti sei un po' hai fatto un po' l'onnisciente. Mi sono ridisegnato e migliorato, ecco, reinventato. Fatto il narratore onnisciente di te stesso. È vero. Intanto saluto Aldo. Ciao, buonasera. Grazie, signore. Bellissima anche lei.
Poi saluto Maria Teresa, ciao tesoro, buonasera. E opla. E invece c'è una domanda che secondo me tutti gli esseri pensanti e comunque, non lo so, la maggior parte degli esseri si pongono, poi c'è chi l'accantona e chi tipo me la continua a inseguire, no? E dato che mi assomigli molto per parecchie cose, vediamo tu cosa hai risposto. Alla famosa domanda, perché siamo qui su questa terra? Perché proprio questa vita? Tu che risposta hai trovato? Mi ha aiutato molto la carriera che ho avuto come artista marziale. Sai, io nei periodi più brutti, la notte prima di addormentarmi, sai, quei 5 minuti prima di chiudere gli occhi, mi Pure 20 chiedevo sempre minuti una un'ora cosa. per me. No, mi chiedevo sempre, domani varrà la pena di essere vissuto? E mi sono sempre risposto che vale sempre la pena. Perché secondo me non è mai troppo tardi per mettere un pochino di colore alla tua vita, anche se stai male, anche se hai tante difficoltà, non è mai troppo tardi. Io ho la mia migliore amica, che è Michelle, per non parlare, Michelle Ferrari, la showgirl, mi ha detto di recente: la mia vita è cominciata a 40 anni. Questo non vuol dire che rinnega quella che ha vissuto prima, però adesso è molto più felice di quando non lo sia stata a 20 anni. E questa cosa mi ha fatto riflettere, perché io già a 20 anni mi sentivo vecchio, perché pensavo, cavolo, ho avuto un'infanzia rubata, ho sprecato un sacco di anni, non ho avuto un'infanzia felice, e pensavo che la mia vita fosse già finita. Invece poi mi sono reso conto che ancora ho tanti anni davanti, spero, e c'è tempo, ecco. Vabbè, secondo me basta, cioè allora ti fortifica, cioè queste esperienze qua ti fortificano, quindi poi diventi una persona che, aspetta, come posso dire? Io trovo che chi ha avuto difficoltà supera delle cose in un certo modo, chi invece ha avuto comunque sempre la strada spianata ha le difficoltà che a me magari o a te possono sembrare tra virgolette stupide, loro la vivono in un modo completamente diverso, mentre io che magari ho sofferto, te che hai sofferto, li guardi e dici... Oh, ma qual è il problema? Cioè, neanche lo comprendo. Non so se succede anche a te. Bello. Quindi, Sì, credo che è vero, perché lavorata. poi no, è vero, perché poi una volta che ti spezzano il cuore una, due, tre volte, le altre volte ti fanno il solletico, perché ti diventa la scorzatura. E invece le Magari persone che vecchio sono tra fortunate, Vai, scusa, scusa. no, ogni tanto c'è il solito ritorno in tutti i Esatto. collegamenti. Invece le persone che hanno tutto, magari al primo problema si confondono, già dicono, oddio, come facciamo? Invece io raramente mi vedi che mi dispero, che dico questa cosa non posso farla. Anzi, quando mi dicono che una cosa non posso farla, poi mi intestardisco ancora di più, è quella la motivazione che poi mi spinge. È stato così sempre. No, ti capisco. Infatti è la stessa cosa che ho pensato, nel senso, evidentemente ci siamo fatti una corazza, no? Sulla quale poi alla fine ci siamo costruiti una vita. E a me viene da aiutare le persone che magari vedi che veramente inciampano su un sassolino, tu hai scalato l'Everest e scendo dall'Everest per dire scusa, ma qual è il problema questo? Dico, oh, cazzarola, va bene, ma cioè, non è così tanto un problema, nel senso, cioè, forse nella tua dimensione sì, nella mia neanche lo chiamerei problema. Quindi forse ecco, Esatto. proprio perché vivendo cose diverse e tutt'altro, questo non lo so, boh, io forse se rinascessi vorrei rinascere così, proprio perché sennò sarei un'altra persona. E questa poi sarebbe la conclusione. Ma noi siamo alla fine quello che ci è successo e quello che abbiamo vissuto, quindi probabilmente se io avessi vissuto quella vita da favola che la gente quel giorno credeva che vivessi, oggi sarei una persona completamente diversa. Diciamo che a volte ho una buona opinione di me stesso, mi piacerebbe essere un po' meno tormentato e aver sofferto un pochino meno, però dai, tutto sommato non siamo male, né io né tu, no? Ma secondo me è anche quello che ci ha portato poi a scrivere, perché comunque sennò avremmo inseguito, che ne so, le carriere, altri sogni, non avremmo neanche avuto il tempo di fermarci e a inventare io i mondi, te a pensare come posso fare, come posso dire, a avere il tempo di mettersi sui tallottini, perché non, magari ancora cercavamo qualcosa che ci rendeva felici. Invece una volta trovata la mia dimensione, come ha detto lo psicologo, per te è una terapia comunque scrivere, inventare. È un modo per sistemare, insomma, tutti i pensieri, tutte le cose che ho, no? Io li butto là nello scritto, ah, e mi sento proprio bene. Sicuramente non avrei avuto tutta questa fantasia se avessi avuto un altro tipo di vita. Secondo me
come dici te, quello che è passato ieri ci ha portato a essere quello di oggi. Quindi alla fine poi bisogna anche imparare a fare i complimenti. Sono contenta poi alla fine di come sono venuta, ecco, mettiamola così. Tutto sommato, come dici te, no, va bene. Ma sì, perché alla fine il nostro presente è dovuto a quello che abbiamo fatto nel passato. Il nostro futuro dipende da quello che stiamo facendo adesso. Quindi, infatti, tanti psicoterapeuti consigliano, io non ci sono mai andato, però conosco tanta gente che ci è andata, consigliano di scrivere, anche chi non ama scrivere. Spesso il consiglio che danno è scrivi, quello che c'è in testa, scrivilo. Sì, L'ho sentito dire, ho una cugina che ci va, un conoscente che ci va. Danno no, spesso questo consiglio, scrivi. te lo confermo anche io perché pure il mio mi fa fare lettere a me stessa, a mia madre, a questa, a quell'altro, mi fa scrivere lettere proprio perché comunque mi dice guarda, aiuta comunque a focalizzare, no? Poi va anche bene comunque se piangi mentre la scrivi. Anche se io poi in realtà l'ho già interiorizzata, quando butto giù le idee vuol dire che già sono mie, quindi magari piango nel percorso prima di arrivarci, però sì, è una terapia, secondo me, comunque scrivere. È Quindi vero, è vero. nel tuo caso anche il karate, quindi sia la scrittura che lo sport sono state una terapia, insomma. Sì, diciamo che sono entrambe vie di fuga dal dolore, però nella scrittura tiro fuori quel lato sensibile che nella vita non ho mai potuto esternare troppo, perché da dove vengo io, se sei troppo sensibile, sei un fesso agli occhi degli altri, quindi non puoi essere. Invece nel Certo. karate tiravo fuori, adesso mi sono ritirato da qualche anno, magari riprenderò. Nel karate tiravo fuori più la parte aggressiva, quindi quell'aggressività cercavo di farla diventare il dolore, lo facevo diventare benzina, quindi c'è più la parte Certo. grintosa. Sono due Beh, sfaccettature, due facce della stessa medaglia. sfogavi anche la rabbia anziché andare a picchiare la gente per strada. Esatto, e quello lo facevo da ragazzino, a scuola le risse purtroppo erano all'ordine del giorno. No, per fortuna in classe mia non se menava nessuno, però sì, lo so che succedono queste cose nei scuole. Allora, Antonio ti saluta e dice buona serata Noemi e tuo ospite Davide, una chiacchierata molto interessante. Grazie Antonio. Ciao, E grazie a te. ci saluta Cristiano, buonasera, buonasera. Saggio Davide ti saluta. L'intro è la sua, è il bassista di Progetto Artisti. Senti, tu sei soddisfatto di chi è Davide oggi? Cioè, se ti guardi comunque, no? Fai tutto come posso dire, un rewind della tua vita come hai fatto appunto scrivendo il libro e dici, Davide oggi sei soddisfatto o cambieresti qualcosa? Sai, quando mi guardo allo specchio e certe volte mi sforzo di sorridere, io sono uno che sorride pochissimo, in realtà si capisce dagli occhi che vorrei piangere. Non a caso, sempre questa mia amica Michelle una volta mi ha detto che sono il ragazzo che sorride piangendo. Si capisce dall'espressione degli occhi che dietro a questi occhi c'è tanta Impressionante, sofferenza. no? Gli occhi Però, sono diciamo. Ora sono un po' meno duro con me stesso, capisco che in passato quando ho sbagliato era legittimo sbagliare, perché le situazioni che ho affrontato io non erano facili da affrontare. Io sono cresciuto credendo che fossero normali, ma poi ho capito che normali non lo erano. Quindi tutto sommato un bravo me lo posso dire una volta ogni tanto, dai, è stato bravo. mi ricordo mia sorella ieri sera andavo a sentire e mi ha detto ma sai che ti dico ma sono diventata proprio brava mi faccio da sola i complimenti ho fatto ammazzate E io di solito mi le insulto da solo, anche nel libro. C'è un capitolo in cui mi dico idiota, imbecille, però stavolta mi dico bravo, dai. ma sì perché ti ripeto poi alla fine della fiera tutti commettono sbagli però è anche imparare dagli sbagli rialzarsi e poi dopo combattere che non è una cosa scontata non tutti hanno quell'energia. Tanti non ce la fanno purtroppo, quello poi dico sempre, uno è giusto che ci prova da solo, però quando arriva a un punto che non ce la fa, chiedete aiuto, anche semplicemente se è un periodo, no, che comunque barcolli, è giusto chiedere aiuto a un amico, a rifugiarsi in tutto quello che si può, ma anche andare comunque da uno specialista. Purtroppo, secondo me, gli psicologi sono molto sottovalutati in Italia. Come modo di ragionare è, vabbè, ma che vai da uno psicologo, che sei matto, ancora c'è. Questo modo, no, di ragionare. Invece ti All'ente dico, quello psichiatra.
No, vabbè, ma lo psichiatra già è più per, te posso dire, se c'è comunque purtroppo delle patologie, magari, che ne so, hai la doppia personalità, cioè parecchie cose. Però lo psicologo comunque come base, poi nel caso è lui che ti rindirizza, allora ti fa vedere un sacco di cose comunque dal punto di vista esterno, no? Perché lui comunque deve essere imparziale. Effettivamente anche lui poi ti dice, ma non pensi che te meriti di te brava? E tu resti lì e dici, ah, mo merito, ti aiuta tanto, quindi è un consiglio che io do a chi comunque si sente male, chi ha affrontato anche semplicemente per vedere, no? Dici te, ho sempre vissuto quella situazione, per me era normale. Ok, va a chiedere a lui, allo psicologo, se era normale, perché lui nel caso diceva, oh, guarda, non era normale, però c'è una soluzione per farti vivere meglio. Alla fine della fiera, lo scopo della vita, secondo me, è essere felici. Quindi, Esatto. raggiungimento della felicità che non può essere H24, 7 giorni su 7. La felicità è un attimo che va colto ed è durante tutta la vita. Quindi, se quel momento della vita è triste e difficile, è giusto secondo me andare da uno specialista anche semplicemente per chiacchierare, ti fai una chiacchierata con una persona che non avresti mai conosciuto se no imparziale, che non è poco che Io ho non ti sempre avuto giudica. la cattiva abitudine di non ammettere mai quando ho bisogno di aiuto. Io nel periodo dell'anoressia tutti quanti ovviamente mi dicevano devi andare da uno psicologo, ma io purtroppo siccome ero cresciuto con quella situazione familiare, con mio fratello che con la scusa delle turbe psichiche manipolava i miei genitori, sono cresciuto col dovere morale di dovercela fare sempre da solo. Tu pensa che io avevo un professore di matematica che mi aiutava con i compiti. E mi vergognavo a dirlo, perché io il pensiero di farmi aiutare da qualcuno mi sentivo proprio come se fosse una vergogna. E il mio professore mi diceva: ma perché ti vergogni? Che male c'è? Mi sentivo come se fossi un handicappato, ecco. E allora mi sono intestardito quando avevo l'anoressia, che sono guarito da solo, però non ci sarebbe stato al limite niente di male se mi avesse aiutato un terapeuta. Però io mi sono intestardito, ho detto: no, non ci vado. Se decido di guarire, devo guarire da solo. E così è stato, però non ci sarebbe stato niente di male ad andarci. Però mi No, sono intestardito di non farlo. non è neanche facile uscirne da solo, ma a parte questo, fai sempre a tempo. Come dice l'amica tua, come si dice, che ha cominciato a vivere a 40 anni, si fa sempre a tempo a decidere un giorno. Cioè, a me mi è scattata la molla così, quest'estate mi sono presa attacchi di panico fortissimi e mi sono detta, no, Noemi, allora è un... cioè, bisogna mettere un punto, cioè è inutile scappare, però mi è scattata a me nella mente, non è che qualcuno me l'ha detto. Quindi, secondo me, il discorso è che arrivi a un certo punto che ti rendi conto che hai talmente tanto sopportato che fa bene, tipo svuotare, no? Il bicchiere è pieno, lo devi leggermente svuotare in modo che poi sei pronto a beccare altra acqua che poi arriverà, perché figurati a te se non arriva. Però, come consiglio proprio a te, a chi mi ascolta e tutto il resto, è una bella esperienza da fare, che poi non è che deve durare per tutta la vita che uno sta in cura, perché a meno che veramente non ha patologie mentali, che ha bisogno, perché... È una bella esperienza perché ti fa vedere le cose dall'esterno, quindi non lo so, secondo me quando ti scatterà, se ti scatterà, non è chiedere aiuto, è una chiacchierata da un amico, io l'ho vista più così. Adesso sto imparando ad aprirmi, sempre grazie a questa mia amica che mi ha aperto molto gli occhi, perché lei ha vissuto una vita completamente diversa dalla mia, quindi non è simile a me come te, e mi ha aperto molto gli occhi. Lei ogni tanto mi dice: ogni tanto tu devi accogliere una parte di te diversa, scordati la persona che vuoi essere, il modello di persona che c'hai in testa, e ogni tanto accogli anche la parte più oscura. E devo dire che da quando ho smesso col karate l'ho ascoltata. Ogni tanto mi è capitato anche di fare delle cose un po' bizzarre che in realtà erano, io li chiamo ripetuti tentativi di felicità. Cioè, in teoria sono errori, ma in realtà erano semplicemente maldestri tentativi di cercare di stare bene. Ci sta, ci sta. Antonio ti dice: comunque sono d'accordo, la parte migliore della vita comincia a 40 anni. Guarda, Antonio, mi fido, io ancora non ci sono arrivata. Ci risentiamo, io sono 33, ci risentiamo tra qualche anno, verso i 40, tra una decina Fai d'anni te 5 anni te lo riscrivi. saprò dire. Ecco, lui è più grande, io sono leggermente più piccola. Io verso i 42 ti riscrivo e ti dico: non so cosa cambia tra i 30 e i 40. Se, a, per me, personalmente, dai 20 ai 30 sono stati veramente tosti. Per me, Idem. perché
preso consapevolezza di chi ero, però poi, cioè, sì, c'è la consapevolezza, però c'è anche la cosa, ok, e mo'? Cioè, mentre quando sei piccolo al futuro non ci pensi. Mano a mano che cresci, per me è stato molto. E adesso che vuoi fare? Boh, bella domanda. E ancora adesso sto in un loop di che vuoi fare? Vorrei fare 3.000 cose, ma non so qual è quella giusta. Quindi, forse a 40 arrivi alla consapevolezza. Quindi, volentieri poi te lo dirò. Magari. Se hai risposta al riguardo, ti ascolto, Antonio. Grazie. Forse a 40 arriva quella consapevolezza e si leva questa cosa che c'ha nei 30, questa sorta di centrifugo. Almeno per me è stato così. Non so per te, Davide. Sono d'accordo sulla cosa che hai detto tra i 20 e i 30 che c'è stata tosta. No, questa dei 40 sinceramente non la so, No, non vabbè, saprei. ancora ti devo arrivare pure te. No, no, io ti chiedevo se anche per te era stata una sorta di tipo risveglio, no? Cioè diventi adulto, però non sei pronto ad essere adulto e quindi rimani un bambino con responsabilità di un adulto, ma non sa che vuole fare. Io l'ho vissuta un po' così. Forse a 40 io Anch'io. dicevo, forse a 40, ma in ipotesi, poi ve lo farò sapere, invece. Sei andata avanti, quindi c'è la consapevolezza e si è elevata quella parte da bambino che fai capricci, come posso dire, forse. Chiediamo a Antonio che ce l'ha 40 e ok, quando vuoi risponderci noi ti ascoltiamo. Fare capricci non l'ho mai fatto, però magari comincerò a farli ora. Che fai, l'incontrario di Pigamberi? Benjamin Button li faccio. No, io invece ne ho fatti parecchi, ma ero più piccola, dai. Senti, invece, se mi vuoi rispondere, questa è molto personale come domanda, però sono curiosa. Ad oggi, tu sei cresciuto, sei diventato un uomo, hai scoperto che la scrittura e il karate per te erano una medicina. Il rapporto con i tuoi genitori e con tuo fratello, che sicuramente è stato conflittuale ed è stato quello che, insomma, ti ha fatto stare male, diventare quello che sei oggi. Com'è? È cambiato? È rimasto lo stesso? Oppure non vi vedete proprio perché sono troppo forte la cosa di affrontarli, tra virgolette, passami il termine. Fondamentalmente questa è l'unica cosa che non è mai cambiata. Ecco, io ho combattuto, ho fatto il karate, ho fatto le gare, ho girato i palazzetti, ma questo è l'unico match che non sono mai riuscito a vincere. Quindi una volta ho detto durante la mia rubrica radiofonica che la battaglia più difficile per me, il match più difficile è sempre stato attraversare le tempeste che mi porto dentro per colpa di questa dinamica familiare. No, purtroppo non è cambiato nulla. Lui adesso ha quasi 40 anni, ma continua a servirsi delle sue problematiche mentali per non crescere mai, che fondamentalmente è un ragazzo che non è mai cresciuto. I miei genitori hanno sempre creduto di proteggerlo, tutelandolo e nascondendo le sue problematiche anche di fronte all'evidenza. Quello che mi ha sempre fatto soffrire, a parte il fatto che lui ha un'indole molto cattiva, manipolativa, invidiosa, insomma, non è una bella persona a prescindere dai suoi problemi mentali, è che i miei genitori si sono sempre comportati come se il mio essere un ragazzo in gamba fosse uno sfregio nei confronti di mio fratello. Cioè, ogni volta che io da ragazzino tiravo fuori la testa da sotto la sabbia, i miei genitori quasi mi sgridavano, come se ai loro occhi io stessi mancando di rispetto. Cioè, secondo loro io dovevo, per solidarietà nei confronti di mio fratello, dovevo essere un caso umano indegno. E questa cosa devo dire che mi ha quasi traumatizzato, perché io ogni volta che sono vicino a sentirmi felice è come se, non lo so, che non riuscissi a godermi quello che mi capita. Ed è un trauma che mi accompagnerà forse per tutta la vita. Diciamo, Ah, questa dinamica. è un trauma, perché è come se non vieni accettato, no? E non essere accettati dalle persone che invece in automatico ti hanno creato e ti dovrebbero accettare, ti lascia comunque quel senso di insicurezza, quel senso di, come dici te, anche di rabbia, cioè della serie, ma come? Cioè, ho fatto qualcosa di bello e anziché essere contento lo giustifico, vabbè, ma tuo fratello non può fare, ma non è colpa mia, cioè, che se la prendi Esatto. con me, lo so, E questo è capisco. il motivo per cui lui adesso è invidioso del mondo intero, perché lui è invidioso di tutti. E purtroppo mi dispiace dirlo, anche se i miei genitori li amo, li adoro, sono due bravissime persone, hanno creato un mostro. Certo, non meritavano un figlio così, perché io ho assistito a scene da film horror. Soltanto adesso me ne sono andato di casa a 35 anni e spero di non tornarci più.
Però io ho assistito a cose, io sono cresciuto credendo che fosse una cosa normale, che una persona adulta per casa strisciasse per terra con la bava alla bocca, che sfasciasse i mobili. Per me avere un fratello così era una cosa normale. E quando ero ragazzino non mi spiegavo come mai tutti i ragazzi della mia età ridevano anche senza motivo, invece avevano sempre il broncio. Per me era normale avere il broncio, era normale che a casa mia ci fossero i mobili rotti. Era normale avere i carabinieri dietro la porta di casa che tante volte bussavano alla nostra porta chiedendoci cosa diavolo fossero quelle urla. Quindi sono cose che ti restano dentro. E i miei nonni, finché sono stati in vita, mi hanno salvato da questo meccanismo malato che andavo da loro e almeno con loro mi sentivo amato, protetto, abbassavo la guardia, non dovevo fingere di essere sempre forte. E il dolore di mia mamma, la disperazione, è sempre stato il mio pensiero costante. Poi, quando andavo sul tatami, ora che ci penso, forse io combattevo anche per quello, perché non riuscivo a sopportare l'idea che lei soffrisse. Certo, che però non è comunque una colpa tua. Capisco che te la sei messa sulle spalle e l'hai fatta come bagaglio personale, perché è un vizio che ho pure io di incolparmi tutto. Poi uno dice: ma non è colpa tua. Credo, come ti dicevo all'inizio, i nonni siano sì stati una salvezza, ti hanno dato quella famiglia che come deve essere, no? Amata, accettato. Evidentemente, invece, i tuoi genitori non sono riusciti a essere, come posso dire, non si può dire forti perché sbaglia, Autoritari. ecco, a imporsi comunque con un ragazzo che aveva delle problematiche. Poi non so se c'ha qualcosa di diagnosticato, che magari può essere anche, che te posso dire, È seguito. un disturbo della personalità, oltre che un Capito? carattere debole, ma quello non è una malattia. No, quello no, per fortuna. Quindi quello, in quel caso lì sì, secondo me, col disturbo e tutto il resto, devi essere seguito veramente da bravo, perché ti spezza comunque. Stare vicino a certe persone ti rompe proprio, quindi penso che i tuoi genitori abbiano fatto crack a un certo punto e abbiano cercato di arginare come potevano, ma sono rimasti vittime loro stessi da quello che insomma è comunque la patologia triste purtroppo di tuo fratello, che sicuramente poi se ne approfitta perché se vede che chiede uno gli danno 10. C'ho una mia carissima amica che l'ho vista proprio cioè, l'ho vissuta proprio sta cosa, c'aveva la sorella. Che, guarda, non ti saprei dire se c'aveva anche lei doppia personalità, non so che disturbo avesse, però era un tipo di persona che pretendeva, cioè qualunque cosa diceva pretendeva, ma era molto infantile. E invece la sorella, che era la mia amica, era una di quelle, lei si è laureata 2 volte in ottimi voti, una persona dolcissima, veramente un amore. E nonostante questo veniva sempre eclissata dalla sorella maggiore, perché comunque la madre diceva: tua sorella c'ha bisogno, tua sorella c'ha bisogno. E lei ho visto proprio questa sofferenza del dire: ma perché lei merita più di me? Cioè, non è colpa mia, la stessa cosa che dici te, cioè, perché glissare me? Perché lui, in questo caso lei, non ci arriva. Quindi mi ha ricordato tantissimo questa amica mia, che io pure le ho detto: vai via di casa, fatti la tua vita, lasciali stare, quello è il loro karma, se lo devono sbrigare loro. Tu scrollati tutto da dosso, farne tesoro e via, perché non puoi, cioè, ti fai male a rimanere là, non è giusto sminuirsi per una cosa che non è tua, non ti appartiene. Quindi, ok, è successo, andiamo avanti. Mi dispiace per tua mamma, però anche lì devi dire, ok, se lei non riesce a metterci un punto, non puoi soffrire te per lei, perché tanto è inutile, soffrire in due e via. Quindi. La mia ex mi diceva che soffro della sindrome dell'eroe mancato perché vorrei salvare sempre le persone a cui voglio bene. Forse c'è una ragione. Probabile. Antonio ci risponde alla domanda. Attenzione, non ho risposte universali, ma direi che forse si sta meglio perché si accetta più cose il caos della vita. Ecco, buono a saperlo, Antonio. Mi piace questa cosa perché, dato che insomma, tra qualche anno spero di arrivare ai 40 e superarli, insomma, poi come si dice, non si sa mai, tocchiamo ferro e come si dice a Roma, è toccavo. Però sì, se succede, guarda, è una cosa bella accettare consapevolezza e crescere. Ho sentito diverse persone che mi hanno detto questa cosa del più vai avanti, più capisci, più si diventa saggi, quindi mi incuriosisce. Mannaggia. Aspetta che mi sto spruzzando. No, Prego, prego. ma io da quando ho avuto l'influenza ho un calo di voce, non mi torna più e mi strozzo. Vabbè, viva l'influenza.
Io ho fatto un'intervista senza voce con Victoria Schuyler. Ok. Abbiamo detto delle belle cose, però io sono stato un disastro, bevevo in continuazione. No, ma a me mi si abbassa improvvisamente invece, non è che non ce l'ho, sto parlando e mi fa un calo repentino così, da quando c'ho avuto influenza, infatti, vabbè, però mi accorgo che parlo e se ne va, vabbè, andrò dal dottore, mi sa che è l'unica. Senti, un altro consiglio che daresti a comunque magari a chi soffre, chi ci sta ascoltando e che sta però che è te nel passato, ecco, buttiamola così. Se la potessi dire a uno dei 14, 13, 15 anni, ancora adolescente in pieno sviluppo, che gli diresti? Ti direi credi in te stesso anche se nessuno lo farà, perché a me è mancato in molti periodi della mia vita un mentore, soprattutto da quando sono venuti a mancare i miei nonni, ho perso un po' la bussola. Ho passato anche quello, c'entra qualcosa con la fine della mia carriera agonistica, la fine dell'età dell'oro, dei periodi, di quei pochi periodi più fortunati, quindi vi dico non mollate, che nella vita chi lotta ottiene sempre. Penso anch'io, grazie. E invece, cambiando repentinamente discorso, hai fatto il book trailer con Progetto Artisti. Noi ci siamo conosciuti l'anno scorso, in altro modo. Ti chiedo come hai conosciuto Progetto Artisti e come ti sei trovato nella collaborazione comunque con loro. Loro barra noi, ecco, buttala così. Progetto Artisti l'ho conosciuto grazie a te. Perché tu mi hai fatto conoscere Emanuele Tagliaferri, che è una persona meravigliosa, e l'ho conosciuto nel periodo in cui dovevo andare ospite alla trasmissione Vaffa al Libro, e mi serviva un book trailer per raccontare la mia storia. E Emanuele ha realizzato un book trailer che è fantastico, è ancora su YouTube, anche nel mio canale, l'ho messo, The Davidus 87, e da lì poi ci siamo sentiti, è un anno che ci sentiamo continuamente in amicizia, anche non parliamo solo di libri, parliamo di un po' di tutto, un po' come con te. E, grazie a te, quindi l'ho conosciuto e ho conosciuto poi il progetto che mi piace molto perché aiuta tanti giovani scrittori esordienti. Tanti artisti, ma abbiamo ampliato proprio artisti in generale, quindi anche cantanti, tutto ciò che è artisti. Io mi sono divertita a Natale a intervistare la ragazza che poi mi ha fatto i saponi artigianali, no? Che poi ho preso e ho usato per i gadget del mio libro. Però ecco, anche lei comunque è una persona che dalle piante estrae le materie prime e crea dei saponi che io ho provato e sono meravigliosi. Adesso me lavo solo con quelli. E per me è un artista, perché per me creare delle saponette, dei deodoranti, dei prodotti Certo, è cosmetici. una forma d'arte. Pianta, capito? C'è uno studio sotto, lei è erborista, quindi insomma ci ha lavorato, però ecco, per me era un artista, anche che comunque sono belle anche la forma, i colori, cioè anche il packaging, no? E comunque l'occhio vuole la sua parte. Infatti si sono innamorati tantissimo quando a Natale li ho messi nei kit, tutti quanti i saponi sono finiti, praticamente li sono presi tutti, perché sono buoni, sono belli, e quindi ecco, ci siamo proprio allargati nei artisti a tutti tutto spiano. Senti, invece tu hai scelto casa editrice o self-publishing? Come ti sei trovato, barra vincolato in questo mondo, ecco? Io ho fatto i primi due libri, Libero da ogni limite e Se il mio eroe, con ditte di self-publishing, You Can Print e Bupen, che ora si chiama Photocity. Poi ho fatto questo, Ritornare a volare con Delta 3, e il quarto, il libro su Gianluca Branco, Il pugile, con Incube Edizioni. Se devo essere sincero, con le ditte di self-publishing mi sono trovato molto meglio, perché come è stato detto da un mio collega alla Casa del Menestrello, io sono stato ospite di recente da Domenico Faniello. Alcune case Salutiamo. editrici, salutiamolo, alcune case editrici sono delle stamperie, quindi non ti tutelano, non hai il controllo delle tue vendite, non sai se il libro va bene, va male. Quindi, sinceramente, fino ad oggi con gli editori con cui ho lavorato non mi sono trovato benissimo, però a fine anno dovrò trovarmene uno nuovo, quindi spero di sceglierlo bene questa volta. Adesso sono un po' più esperto di editoria, ormai è da un po' che faccio dirette, quindi speriamo di affidare i miei sogni nelle mani giuste questa volta. Ma sì, la persona seria si vede comunque da come tratta i libri altrui, per cui assolutamente ti auguro di trovare qualcuno
in gamba, e se no, come ti ho detto, se comunque curi il libro, eccetera, anche il self-publishing, secondo me, è un'ottima strada. Io non mi sono mai pentita di aver scelto dove, cioè, sono io padrona dei libri, ma alla fine l'ho inventata io, per cui È vero. sono rimasta la padrona di ciò che ho inventato senza avere vincoli destra, sinistra, su e giù, insomma, ecco. Trovo che sia una cosa molto utile se sfruttata bene, chiaramente, cioè, lo do per scontato. Senti, progetti futuri invece c'hai qualcosa in pentola o cambi genere, ci racconti una nuova storia, non lo so. Allora, io ho appena realizzato una sceneggiatura, sempre basata sul libro ad ogni limite. E forse il film che è il mio sogno più grande, forse il sogno più grande della mia vita, anzi, senza forse, si farà in futuro. Ho preso la persona giusta, a proposito di persona giusta, perché questa sceneggiatura l'ho messa in alcune mani sbagliate, diciamo, persone che non hanno apprezzato quello che avevo scritto. Alcune dicevano che non era ben fatta. Altri dicevano che non era interessante, invece forse ho trovato la persona che è sulla mia stessa frequenza e che l'ha trovata interessante. E poi uscirà tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2024 il sequel di Libero da ogni limite, che come sai è una serie TV, quindi sarà una serie, ci sarà un secondo episodio. Perfetto. Hai pensato mai di buttarti su un altro genere, inventare come faccio io, che ne so, mondi, robe strane, ecco. Allora, inventare, sì, una mezza idea ce l'ho, un libro che sta nascendo nella mia testa, ancora non ho scritto neanche una pagina, però ce l'ho una mezza idea. In realtà il genere l'ho già cambiato perché ho raccontato la storia del fuggire di Gianluca Branco, quindi sono passato dall'autobiografico al biografico, romanzando un pochino, però sì, una storia inventata potrebbe essere in cantiere in futuro, diciamo che per ora ce l'ho solo qui. Secondo me è la parte più bella, perché almeno per quello che mi riguarda, inventare i mondi, i personaggi, intrecciare tutto. Ah, quello mi libera proprio. A Cioè, è me piace. un modo A diverso me da vedere. piace. Mi piace raccontare storie vere, però aggiungendo particolari che nella vita quotidiana ci capita di tralasciare. Secondo me, analizzare fatti realmente accaduti e come riviverli, però li rivivi in modo più profondo. Quando io, ad esempio, ho raccontato il periodo dell'anoressia, dopo averlo vissuto. È stato, non lo so, mi sono accorto di certi particolari che all'epoca mi sfuggirono, per questo amo raccontare le storie vere. Ad esempio, il libro che ho fatto sul branco, il fuggire, io narravo i suoi incontri scavando nel profondo, cioè, come diceva il poeta Bergson, diceva il poeta deve descrivere che cosa c'è dietro la cortina di nebbia, non si deve limitare solo a descrivere le nebbie. Ecco, mi piace raccontare quei particolari che magari tralasciamo nella vita. È mancata la voce pure Vabbè, a me. ma avendoli vissuti è un'altra cosa, cioè quando li descrivi sai esattamente come ti sentivi, quindi è normale, cioè, arriva proprio in un altro modo, ecco, quindi è normale. Io cerco sempre, anche se i miei sono fantasy e tutto il resto, di caratterizzare i personaggi proprio come dici te, in questo modo. Cioè gli creo sempre un problema, gli creo sempre un difetto, perfetto non ci sta nessuno, proprio perché nonostante siano da altre parti, altri mondi, siano incantati. Cioè, non esiste la perfezione, per cui io anche li faccio soffrire bene, che è meglio. Butto anche là un po' di sofferenza che poi me li fa maturare, capite? Li faccio fare il viaggio dell'eroe psicologico. E sicuramente pure là c'è un po' di me, no? Io pure in alcune situazioni che ho vissuto le ho descritte bene perché, ecco, mi sentivo proprio parte integrante di quelle cose, nonostante stessi da altre parti, quindi capisco. Io mi annoierei a raccontare di me perché so così, però quella è una cosa di quello che ti piace descrivere, capito? A me piace inventare e poi intrecciarlo con cose vere, mi lo trovo. A te invece magari ti piace semplicemente rivivere, analizzare e riscrivere quello che hai vissuto, per cui il genere Sì, poi è non si bello. scrive. È bello. È il genere che scegli te in pratica, secondo me. Ti prende, ti acchiappa e ti porta via. Sì. Ok,
Allora, io non so se vuoi aggiungere altro, ti ho chiesto tutto quello che mi interessava e poi la live la ricaricherò su YouTube, quindi poi ti mando il link così la puoi spammare dove vuoi. Chi ci ha seguito lo ringrazio e chi ci seguirà in futuro, tanto questa la potrete rivedere quando volete. Gente del futuro, vi saluto e vi ringrazio. E non so se vuoi aggiungere qualcosa, Davide. Io sono felicissimo di essere tornato da te dopo quasi un anno, ci tenevo da molto tempo. E Grazie. niente, io ci tengo anche ad omaggiare questo progetto artistico, quello che sta facendo il nostro amico Emanuele, perché è fantastico quello che fa. Grazie. Ha aiutato molto anche me, dai, sono molto molto contento di aver conosciuto tante persone belle da quando faccio tutte queste dirette, quindi Emanuele, te, Domenico Faniello. Sì. Adesso Io dovrei pure ho fare una bella conosciuto. lista. Sì, ma io pure ho conosciuto tantissima bella gente, nonostante non ci siamo mai visti, ci sentiamo solo sui social, devo dire che non immaginavo, eh. È stata una bellissima Andrea esperienza. Sevini, mi stavo Sì. dimenticando Andrea Sevini, con cui potremmo anche scrivere qualcosa insieme in futuro. Quindi sono tanto tanto felice. Andrea è un vulcano, non lo spegni mai. Sì, lui infatti ne sta già scrivendo tre. No, poi io il primo devo andare ospite io da lui. Dovevo andare all'otto, invece mi ha detto: vuoi venire il primo? Vengo il primo. Va bene, Andrea, quando vuoi io appaio. Sono stato a gennaio, poi abbiamo fatto un'altra intervista insieme per Radio Falù Ah, e sì. tornerò nella prossima stagione da lui e potremo fare un bel libro insieme. Adesso stiamo bolle in pentola qualcosa anche qui. Bene, bene. Va bene, quando avrai qualcosa di nuovo sai dove trovare me, dove trovare i progetti artisti. E allora niente, io direi che ringrazio di nuovo tutti quelli che ci hanno seguito e che ci seguiranno. Noi ci vediamo domenica prossima. Invece Davide lo trovate su Facebook e i libri su Amazon, anche io l'ho visti, sulle piattaforme, insomma, online, giusto? Sì, su tutte le piattaforme digitali online. Ok. Quindi se volete sostenere la passione di Davide, lo trovate ovunque, anche lui è bello attivo sui social, per cui non avrete difficoltà a trovarlo. Vabbè, bisogna darsi da fare, se no è tra virgolette secondo me inutile, ecco, se non arrivi a più persone, insomma, rimane là, no? Un po' di acqua al proprio mulino. Bravo. No, poi ci vuole tanto impegno, tanta passione e tanta pazienza, però fa parte della passione, fa parte del progetto, ecco, di fare con quegli scrittori. Va bene così. È giusto che sia così. Grazie Ok, Davide, io ti ringrazio, è stato un piacere e ci vediamo alla prossima. Mando la sigla, ciao! a te. Ciao, buona serata.